lo staff, però qui c'è un pochino duro, insomma, prende veramente un Soddisfazione gol. Vuol d'aver dire che a questo allenato. portiere lo tiene sulla porta. Soddisfazione d'aver allenato un portiere che sta veramente di un buon livello, un giocatore che ha giocato alla Liga per 6 anni, insomma, anche per me è stata una bella esperienza perché, insomma, quando tu ti confronti con certi livelli c'è anche un po' di paura, onestamente. Noi veniamo dai dilettanti, però ho avuto la fortuna di trovare questo ragazzo che si è messo in gioco, non ha fatto alcun problema, abbiamo discusso apertamente, è stato bello, bello, e spero tanto che il prossimo anno possa tornare con noi Come ha per fatto lui, un'altra stagione. non so in quanti si sarebbe avuto coraggio a quell'età lì, andato giù e si è ritagliato questo spazio bellissimo come ha fatto nel calcio ora. Avesse avuto quella cattiveria lì quando faceva il portiere, quando ha cominciato a fare il preparatore dei portieri, che è molto più forte, che era molto più forte nel 97, era avanti anni luce il preparatore dei portieri. Con un po' più di cattiveria, secondo me, poteva fare il professionista, ma facile. Simone Inzaghi è un allenatore di Pontastiena alla ribalta del calcio mondiale, una straordinaria storia sportiva che parte dalla provincia di Firenze e arriva in Nuova Zelanda, Auckland, 12 fusi orari più avanti per poi andare in Africa, in Marocco, in Giappone. È la storia di Simone Inzaghi di Pontastiena, trasferitosi nel 2008 in Nuova Zelanda con la famiglia. Inzaghi, che aveva già avuto esperienza di allenatore a livello dilettantistico in Toscana, ha trovato un posto nell'Auckland City, squadra di Auckland. Moglie neozelandese, dopo 13 anni decide di rientrare in patria e qui nasce la carriera nel calcio internazionale. Addirittura nel 2014 l'Auckland City al Mondiale per Club in Marocco sfiora la finale con il Real Madrid, perdendo in semifinale con il San Lorenzo a seguito di una gara difficile e dura, per poi rifarsi nella finale per il terzo e quarto posto, vincendo ai rigori il match con il Cruz Azul. Formazione messicana sostanzialmente per Inzaghi arrivare all'Auckland City come preparatore dei portieri e come essere l'uomo giusto al posto giusto. Come nasce la decisione di arrivare in Nuova Zelanda? La decisione di arrivare in Nuova Zelanda è stata una decisione della famiglia, perché mia moglie è della Nuova Zelanda e abbiamo deciso di trasferirsi qua, di provare un'altra vita, un'altra esperienza. Poi di approdare a un grande club è stato per caso, onestamente è stato un po' una storia rocambolesca, no? Perché ho riniziato a giocare all'età di 45 anni, qui c'è squadre amatori come ci sono da noi, e da lì sono entrato a giocare come portiere in questo Central United, che fa parte del solito club dell'Auckland City. Da lì ho avuto l'opportunità di riniziare a allenare i ragazzi, dopodiché nel 2013 mi è stato chiesto di fare un provino per l'Auckland City per la prima squadra perché si era liberato il posto. Ho fatto un provino, un piccolo provino con l'allenatore e con l'assistant coach, e insomma la fortuna è che sia andata tutto bene, e da lì è dal 2013 che consecutivamente alleno i portieri dell'Auckland City, la prima squadra. Te lo dico con un po' di emozione anche. Vorrei lavorarci insieme, Massimo. Vorrei lavorarci insieme ai miei professionisti. Questo è l'augurio che mi faccio per me e che faccio a Simo, perché gliel'ho detto anche prima scherzando. Se si arriva in Lega Pro anche, vorrei che tu ritornassi giù e che si lavorasse insieme, sicuramente. Io vorrei che Ibrahim imparasse l'inglese e lo porterei a Auckland in New Zealand. Ma il problema è che non riesce a imparare l'inglese, è un problema. È vero. Comunque, che dire. È un mio amico e gli voglio bene, perciò tutto quello che verrà elettronica, Skype, Facebook, che insomma anche io ti ho Sì, conosciuto siamo dall'estero, conosciuti perciò proprio via internet. Niente, tanto ti auguro buone vacanze, perché ancora immagino che qualche giorno ti fermerai.